Le barene sono innervate da un'estesissima rete di canali che sono formati dall'azione periodica delle maree. Questi canali, oltre a rappresentare la via preferenziale per la propagazione delle maree, appunto, sono di fondamentale importanza sia per la conservazione e l'evoluzione delle barene stesse, nonché per una serie di servizi ecosistemici che i canali stessi forniscono. Tra cui, ad esempio, quello di costituire una delle principali aree di riproduzione per specie ittiche locali. Inoltre, questi canali ospitano un'elevatissima biodiversità grazie al fatto che rappresentano aree sostanzialmente protette dall'azione del vento e delle più forti correnti di marea e delle onde dalla presenza delle barene stesse. Essendo una via preferenziale di propagazione delle maree, questi canali rappresentano anche i condotti attraverso i quali si propagano all'interno della barena i sedimenti trasportati in sospensione dalle correnti di marea, i nutrienti che sono essenziali per la vita delle barene e degli organismi che popolano le barene e i canali. All'interno di questi canali, come possiamo vedere qui alle mie spalle, si osserva una notevole diversità dal punto di vista morfologico. In particolare, partendo dalle sponde, osserviamo che sono diverse le specie di vegetazione che li colonizzano, mentre invece muovendosi all'interno del canale osserviamo diverse zone con diversi biotipi a seconda delle diverse profondità locali del canale stesso. Storicamente queste reti di canali sono sempre state considerate come delle morfologie stabili nel tempo, ovvero la loro forma e la loro distribuzione spaziale nel tempo si pensava non cambiasse in maniera sostanziale. In realtà, mediante analisi più approfondite e grazie soprattutto all'aumento della risoluzione delle immagini satellitari aeree che oggi abbiamo a disposizione, abbiamo potuto osservare che in realtà questi canali presentano un elevato dinamismo. Ovvero la loro morfologia nel tempo tende a cambiare. L'occhio umano non percepisce questi cambiamenti perché le velocità a cui avvengono sono nell'ordine dei centimetri, decine di centimetri per anno, però appunto mediante l'analisi di foto satellitari accoppiate con rilievi sedimentologici abbiamo potuto renderci conto che questi canali in realtà appunto sono molto 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 dinamici nel tempo. Le conseguenze di questo sono variegate. In particolare abbiamo osservato che questi canali tendono ad interagire tra di loro, in particolare con i canali che si trovano nelle relative vicinanze e portano a, diciamo, una modifica nel tempo del reticolo di canali che innerva la barena. Lo studio delle dinamiche di questi canali è, diciamo, un filone di ricerca relativamente recente e di interesse non solo per le barene in ambito lagunare come questa della Laguna di Venezia, ma anche per esempio per quelle che si trovano in ambito deltizio, quali ad esempio le barene del delta del Mississippi o del delta del fiume Gange. E quindi, diciamo, c'è un grosso interesse dal punto di vista scientifico al momento per lo studio delle dinamiche di questi canali. Canali di natura meandriforme, quindi caratterizzati da una forma estremamente complessa e sinuosa, sono stati sempre uno dei maggiori punti di interesse sia di geomorfologi che di sedimentologi per diverse ragioni. In ambiente lagunare questi canali, questi meandri sono un elemento essenziale del paesaggio che costituiscono sostanzialmente arterie del sistema e sono responsabili dello scambio di acqua e nutrienti tra l'ambiente lagunare e il mare. Offrono diverse tipologie di servizi ecosistemici e, per esempio, offrono riparo a molti organismi durante le prime fasi di sviluppo della loro vita, quindi sono elementi essenziali dell'attuale paesaggio. La dinamica del trasporto di acqua e di sedimento all'interno di questi meandri è studiata da moltissimo tempo, ma rimangono ancora tantissimi interrogativi riguardanti le dinamiche relativi appunto al trasferimento di sedimento
o del flusso all'interno di questi canali. Alla base della loro evoluzione è collocato sostanzialmente meccanismi di erosione sulla sponda esterna del canale, dove il sedimento è continuamente rimosso, e sedimentazione nella parte invece interna del canale, dove il sedimento viene progressivamente accumulato. Questo fa sì che nel tempo queste anse, questi meandri, si spostino progressivamente lateralmente. Questo processo varia in termini di velocità a seconda delle dimensioni dei canali. Ci sono molti studi in atto e sono anche stati effettuati riguardo alle possibili analogie o le possibili differenze tra i meccanismi che governano l'evoluzione dei meandri in un contesto tidale e quelli che invece governano l'evoluzione dei meandri in un contesto puramente fluviale. Ovviamente alcune cose sono abbastanza elementari, si intuisce chiaramente che in un contesto dominato da correnti di marea il flusso all'interno del meandro si inverte regolarmente, però in questo contesto la portata, sebbene vari significativamente durante anche poche ore, il range di portata è estremamente ridotto, è costretto dall'escursione di marea. In un contesto fluviale invece la situazione è estremamente diversa, il flusso ovviamente è unidirezionale, non si inverte mai se il sistema è puramente fluviale, mentre la portata può essere estremamente variabile in funzione del contesto climatico all'interno del quale il fiume si sviluppa. Tutti questi diversi aspetti sono praticamente degli interrogativi che attualmente interessano molto il mondo della ricerca, che focalizza su il comportamento morfodinamico di questi canali, perché ovviamente un diverso comportamento genera diverse tipologie di depositi e questi depositi per esempio vanno a costituire l'ossatura, la struttura interna delle successioni sedimentarie che costituiscono, che popolano per così dire le aree costiere.